Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Fidasti di me, oh no, 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 quando poi mi... Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite una cantante, Rebic. La prima domanda ci sorge spontanea. Allora, perché Rebic e soprattutto chi è Rebic? Allora, Remy, che è una cantante che fa della musica il suo sogno, principalmente. E, ho 23 anni, vengo da Milano. Rebic è il mio soprannome fin da quando sono piccola, tutti mi chiamano così, e in più ho un debole per il giocatore del Milan, Ante Rebic. E a questo punto parliamo del primo disco di debutto. Come nasce questo disco? Ma soprattutto a questo punto la domanda non c'è spontanea. Ma sei sicura di smettere? No, giuro che non la smetto in realtà. Non la smetterò mai con la musica. Giuro che la smetto, è il mio nuovo singolo uscito dal 27 gennaio in tutti gli store digitali e parla di un amore un po' impossibile, parla di un amore nascosto fra due giovani che si prendono, si lasciano, un amore un po' particolare. E invece abbiamo visto che comunque vada come sono nate le tratto ispirazioni da come sono nate le parole e poi come è cresciuto questo disco, poi alla fine arrivare a questo mondo e soprattutto questo timbro di voce un po' più blues, un po' più particolare rispetto ai precedenti. Allora, generalmente io le mie influenze musicali sono molto blues, cioè nel senso si può sentire appunto anche dalla mia voce. Non sono mai andata a scuola di canto perché ho sempre creduto che fossero tutte impostazioni, cioè che rende comunque un insegnante di canto rende i ragazzi molto molto simili nell'impostazione vocale. E quindi ho, diciamo, costruito la mia voce come più mi piaceva, seguendo le influenze musicali che mi piacevano di più. E quindi ho tirato fuori questo timbro molto scuro, molto caldo, pieno di colori. E appunto, siccome mi piace un sacco sia cantare in questo modo che appunto riascoltare la mia voce, ho deciso di accentuarlo ancora di più nell'ultimo pezzo, che giuro che la smetto. E invece questa copertina di questo singolo, un po' particolare con te, che in realtà non è una sigaretta, qualcos'altro, che provi a accenderla. Sì, allora è un Chupa Chups. In realtà nasce da una collaborazione, quindi dovevo utilizzare questo Chupa Chups per appunto fare la foto. E ho deciso appunto di impostarla così perché mi piace molto che le persone interpretino in quello che vedono, in quello che sentono, nei miei testi, nelle mie foto, un po' quello che vogliono, nel senso. Magari si può pensare di accendere una sigaretta, ma in realtà appunto mi piace generalizzare, quindi accendere un Chupa Chups perché in realtà non ha un motivo, però è molto, molto generale, ecco. E artisticamente c'è qualche artista che nel tempo o che tu attualmente ti accorgi che ti fa crescere anche artisticamente o che trae ispirazione in fondo un pochettino la musica si ruba un pochettino di qua, un po' di là. Sì, allora, diciamo che i miei idoli sostanzialmente da cui mi piace anche un po' rubare, come hai detto te, mettiamolo fra virgolette, sono artisti americani e argentini, quindi mi piace sentire magari qualcosa dall'estero e riportarlo, ovviamente fatto a modo mio, in italiano. Sono sostanzialmente, sì, ascolto molto Tini. Lady Gaga, Beyoncé, quindi questi idoli, insomma, questi big. Invece, qual è stata la prima sensazione? Perché questo è il terzo singolo che produci, però la prima sensazione che hai provato quando sei entrata in sala di registrazione vera, dove avevi il microfono, un tecnico e soprattutto tutto un sistema molto complesso che non è la cameretta di casa. Di conseguenza, qual è stata la tua sensazione, la tua emozione? Soprattutto poi a quel punto avere il lavoro finito, ascoltandolo.
Allora, quando sono entrata in sala, vabbè, giuro che la smetto, poi lo preparavo da un sacco di tempo, quindi ero veramente in ansia, non vedevo l'ora di registrarlo e sentirlo finito. E quindi quando sono entrata in sala ho detto, cavolo, finalmente sto facendo una cosa appunto scritta da me, prodotta da me, ero stra contenta, quindi anche il modo di cantare era molto naturale, molto spontaneo e penso che sia fondamentale anche essere se stessi in questo campo perché le persone vogliono vedere insomma la personalità vera dell'artista, non bisogna fingere. E quando l'ho sentito finito ho detto, oh, minchia, bello, sono stata stracontenta davvero, mi piace un sacco. E invece, qual è stata la tua sensazione che hai provato quando l'hai fatta ascoltare, poi l'hanno ascoltato gli altri, e tu hai visto le loro facce inizialmente, forse non ti davano una risposta, però tu vedevi le loro facce che esprimevano più delle parole che ti dicevano. Qual è stata la tua sensazione a quel punto? Beh, è stata un po' come dire, cavolo, ci sono riuscita. Nel senso, il mio intento era quello di trasmettere un qualcosa, anche se un qualcosa di piccolo, anche se magari io volevo trasmettere una cosa, però le altre persone ci hanno visto un'altra cosa. Cioè, io, a me mi basta veramente, io sono contentissima e quindi quando appunto mi hanno detto, cavolo, il pezzo è forte, oppure la loro espressione esprimeva appunto il fatto di dire, è veramente forte come pezzo, cioè, veramente è la cosa più appagante del mondo, ero contentissima. E hai suonato mai dal vivo davanti a un No, pubblico? giuro che la smetto, non ho mai avuto la possibilità. Stiamo programmando adesso dei live dove sicuramente appunto la farò. E la prima volta sarà troppo emozionante, veramente non vedo l'ora. E a questo punto progetti futuri, perché questo è un punto di partenza, poi dopo ci saranno altri brani per poter riuscire a fare anche un EP o un LP o un CD o qualcosa. Sì, assolutamente. Sto continuando a scrivere. Adesso con il mio manager stiamo andando avanti e quindi sono sempre molto, diciamo, sul pezzo, ecco. Nella realizzazione dei testi, in questo caso, scrivi prima il testo oppure ti viene in mente qualcosa di musicale, un beat, un riff o qualche nota e da lì poi fai crescere la canzone oppure ti nascono insieme, cioè hai in mente una frase e da lì insieme ci metti anche la musica? No, allora, prima generalmente io lavoro così, mi immagino nella mia testa una situazione che magari posso averla vissuta personalmente o posso anche averla sognata, nel senso non è che deve essermi successa per forza a me, ok? Immagino nella mia testa quindi il video di questa ragazza magari che fa questa cosa, questo amore particolare, come nel caso di Giuro che la smetto, e da lì inizio a scrivere. A scrivere senza musica, senza riff sotto, senza beat, senza nulla, e dopodiché prendo un pezzo che mi piace, generalmente di canzoni che conosco non troppo bene, perché altrimenti mi verrebbe la melodia uguale, identica, spiccicata alla canzone originale, e da lì inizio a fare nuove frasi sulla base di quello che ho scritto e metto in canzone. Del singolo sicuramente non c'è ancora un video musicale, però hai fatto c'è? Sì, è su YouTube. Ah, ecco, allora ci racconti un pochettino qualcosa di particolare del videoclip? Sì, allora guarda, il videoclip in realtà è molto semplice, nel senso sono io nel mio studio a Cernusco, dove appunto ho registrato con i ragazzi, giuro che la smetto, e principalmente appunto c'è lo studio, c'è la zona microfono, sono io con delle cuffie dove canto semplicemente la canzone, anche perché penso che uno dei modi, diciamo, più vincenti, come dicevo prima, per riuscire in una canzone o nella vita comunque in generale, sia la semplicità. Quindi mi piace, cioè, mi piaceva trasmettere anche questa cosa semplicissima, nel senso faccio una canzone, quindi il video deve essere microfono e io stop. E se dovessi raccontarmi qualcosa di particolare nella realizzazione del brano, c'è qualche aneddoto particolare o stressante, perché non è detto che sia tutto rose e fiori quando si scrive o quando si regista, però c'è qualche momento particolare, divertente o stressante, perché poi alla fine
Allora, divertente è scrivere il ritornello, secondo me, perché all'inizio ti vengono fuori, cioè perlomeno per me personalmente, mi vengono fuori le peggio cose, cioè nel senso che le ascolto io che le ho scritte, che le ho musicate, dico mammina che schifo, cioè assurdo. E poi man mano che vai avanti però ti rendi conto che puoi modificare questo, puoi modificare quello, puoi mettere questo riff lì, eccetera. E quindi comunque crescendo fai un buon ritornello, partendo appunto da una base che non avresti mai utilizzato, mai e poi mai. E distressante è l'ultimo pezzo della canzone. Cioè magari uno dice l'ultimo pezzo della canzone è quello più semplice, in realtà no, perché è quello che conclude tutto. E quindi io penso di aver passato tipo una settimana a scrivere tipo tre quarti della canzone, poi mi mancava l'ultimo pezzettino. Penso di averci messo, non lo so, 2 mesi? Cioè, assurdo, assurdo. Il consiglio più interessante che ti hanno dato nello stesso lavoro, che poi ti accorgi adesso che in quel momento già hai capito al volo che poteva essere utile e soprattutto ti ha fatto anche migliorare in sul lavoro. Allora, ricordo che un mio amico quasi scherzando mi disse: guarda, devi assolutamente, diciamo, fare appunto essere te stessa, e poi anche se comunque mostri un lato tuo che non ti piace, lo evidenzi, sarà il tuo punto di forza. Quindi alla fine appreso questa cosa e questo suo discorso. Come dire, devo fare dei miei punti deboli, devo farli diventare dei punti di forza. E quindi ho appunto accentuato la voce scura, ho accentuato molte, molte cose che magari prima non mi piacevano e sono riuscita a finire il pezzo in modo decoroso. Allora, noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite e soprattutto perché Grazie a voi di avermi invitato, grazie mille. poi ci rincontreremo per parlare del disco, tutti gli altri brani che farai. A questo punto ti racconterai ancora più notizie perché adesso i nuovi brani sono tutti in lavorazione, quindi non spoileriamo niente perché chi ascolta deve andare a sentire il brano. Quindi non vogliamo Certo. spogliare più di tanto sul brano, ma soprattutto seguitela perché vi darà tanti altri brani che saranno bellissimi. A questo punto ci manca una cosa sola. Ci fai i saluti finali? Allora, ringrazio appunto la vostra radio e tutto lo staff per avermi invitato. E quella che sentirete è la mia nuova canzone, giuro che la smetto. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Fidasti di me, oh no, 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 quando poi mi chiedi.